ascoltato prima della pausa, abbiamo sentito alcune espressioni. Alcune espressioni che servono per offrire collaborazione o aiuto. Vero? Alcune espressioni dove la gente accettava, allora espressioni per accettare l'aiuto e anche espressioni per rifiutare l'aiuto. Allora, cominciamo con le opzioni, le espressioni per offrire. Rita, leggimi tu le espressioni per offrire aiuto. Ti posso aiutare? Vuoi una mano? Come posso essere d'aiuto? Hai bisogno di aiuto, di qualcosa? Posso fare qualcosa per te, per lei? La posso aiutare in qualche modo? Perfetto. Allora, ti posso aiutare? Che tipo di domanda è? Formale o informale, Rita? La posso No, ti sto aiutare? chiedendo se è una domanda formale o informale. In ti posso? Sì. Informale. Informale, per il ti posso significa tu a tu. Benissimo. E invece, adesso sì, abbiamo la forma formale di quel ti posso aiutare. Che era utilizzando ovviamente il pronome diretto per lei di formalità. La posso aiutare in qualche modo? Questo la posso aiutare funziona se io sto parlando con un uomo o con una donna? Rita. Mi sembra che donna. Ah, quello è il punto perché a noi che non siamo abituati perché parliamo spagnolo ci confonde il la un po'. Il la, così come il pronome personale lei, quello con maiuscola, no? È neutro. È per uomini e per donne. Lei signora, lei signore. Il la con maiuscola è anche neutro. Allora funziona per un uomo e per una donna. Allora io dico signore, uomo, signore, la posso aiutare? Signora, la posso aiutare? È sempre là. Sì? Allora funziona per uomini e per donne. Formale. E nella formalità, ovviamente. Vuoi una mano? Anche questo è informale. Rita, come lo passiamo a formale? Come io faccio la stessa domanda ma a un o una lei? Vuole una mano? Perfettissimo, vuole una mano. Perché? Perché lo mettiamo alla terza persona. Vuole una mano? Posso essere d'aiuto? Come posso essere d'aiuto? Ovviamente quello non ha formalità o informalità perché è una frase di io. Funziona ovviamente in qualsiasi caso. Hai bisogno di aiuto? Hai bisogno di qualcosa? Come lo diciamo a un lei, Rita? Ha bisogno Ah, di aiuto. esatto, ha bisogno di aiuto, ha bisogno di qualcosa.
Posso fare qualcosa? Posso fare qualcosa per te? Posso fare qualcosa per lei? La posso aiutare? La posso aiutare in qualche modo? Tutte espressioni che servono a offrire aiuto. Benissimo. Patrizia, leggimi le opzioni per accettare questo aiuto. Grazie, sei molto gentile. Volentieri, la ringrazio tanto. Perfetto, grazie. Sei molto gentile, tu sei molto gentile. Come sarebbe lei? È molto gentile. È molto gentile. Ricordate che non abbiamo bisogno mai di dire tu o di dire lei se il verbo è già coniugato. Allora per quello io non dico tu sei, ma direttamente sei. Non dico lei è, ma direttamente è molto gentile. Benissimo. Volentieri. Che cosa significa volentieri, ti ricordi? Con molta voglia. Molto felice di farlo. E finalmente la ringrazio tanto. Adesso sì che è un lei signora, la ringrazio tanto. Come sarebbe questa stessa forma informale, Patrizia? Esatto, Ringrazio. ti ringrazio tanto. Vedete, allora, non è difficilissimo passare dall'informalità alla formalità e viceversa. Allora, se noi abbiamo il tu e lo passiamo al lei, il ti lo passiamo al la. Vero? Invece forme per rifiutare l'aiuto e Soledad, me le puoi leggere? Grazie, ma non importa. No, grazie, non fa niente. Grazie, faccio anche da solo. Esatto. Allora, quello che dicevo, ovviamente, anche se noi rifiutiamo l'aiuto, sempre ringraziamo questo aiuto. Allora, grazie, ma non importa. No, grazie, non fa niente. La forma del non fa niente è come per dire: non c'è bisogno di aiuto. Sì. Non fa niente. È come dire non c'è bisogno. Non è necessario. Ah, potrei dire anche, no, grazie, ma non è necessario. Non c'è bisogno. Sono forme che funzionano nella stessa forma. Grazie, faccio anche da solo. Non ho bisogno del tuo aiuto o del suo aiuto. Lo posso fare io da solo. Benissimo. Allora, che cosa faremo qua? Abbiamo un piccolo esercizio che si fa a coppie, però lo faremo un po' uno a uno. Abbiamo qua cinque, possiamo dire, cinque problemi, vero? Allora, dice che la persona A ha un problema. Quale problema ha? Per esempio, non trova i biglietti per uno spettacolo teatrale. Questa persona ha molti pacchi da portare. O sembra, questa persona sembra molto stressato o stressata. Non riesce a trovare un appartamento vicino all'università. Questa
O questa persona vuole fare la spesa ma non sa dove può comprare i vari prodotti. Allora, cominciamo con Italo. Italo, spiega, cominciamo con il primo problema. Spiega per favore il tuo problema a Cecilia. E una volta che tu spiegherai il tuo problema a Cecilia, sì, Cecilia che cosa deve fare? Cecilia ti offrirà aiuto, ti offrirà collaborazione, ovviamente aiutandoci dalle espressioni che abbiamo qua. E tu, Italo, deciderai se accetti o no l'aiuto di Cecilia. Perfetto. Si capisce quello che cosa dovete fare? Bene. Sì, devo spiegare il mio problema. Esatto, a Cecilia. Esatto, Cecilia. A Cecilia. Esiste il nome Cecilia in italiano? Esiste? È vero, è reale. Bene, vai Italo. Cecilia, non posso trovare i biglietti per uno spettacolo teatrale. Italo, ti posso aiutare? Aiutare con te. Aiutare? Aiutare. Grazie, sei molto gentile. Benissimo. Vedete, è un dialogo semplice. Ovviamente se volete potete aggiungere qualcosa, però con quello va benissimo, è semplice. Italo ha spiegato il suo problema, Cecilia ha offerto aiuto, in questo caso Italo ha accettato l'aiuto. Italo, una cosa hai detto, non posso trovare. È corretto, si capisce più o meno. Perché il verbo potere, in questo caso, in generale funziona come una cosa che, come possiamo dire, che è permessa, no? Una cosa che è permessa. Non una cosa che io sono capace di. Quando io voglio pensare, come tu dici, no puedo, nel senso di non logro encontrar, è molto più utile il verbo riuscire, che sarebbe la forma di essere capace di. Allora in questo caso è meglio dire non riesco a trovare. Non riesco. Sì. E riuscire non sempre a trovare i biglietti. Esatto. Benissimo. Cecilia, adesso tu invece spiegherai il tuo problema a Soledad. Il problema numero due. Soledad, ho molti pacchi da portare a casa mia. Mi può aiutare? No, occhio. Sì, uno, no? Uno nella vita reale dice mi puoi aiutare. L'idea di questo esercizio è che lei ti offre l'aiuto. Ah, prima che tu glielo chieda. Esatto. Yeah. Soledad, ho molti pacchetti da portare. Sono stanca. Patrizia, io sono la mia macchina, io posso aiutare. Ok, Cecilia. Posso aiutare. Tu dici che mi puoi ripetere quello che hai detto, per favore? Io sono la mia macchina, io posso
Importare o aquí, aiutare. Qui abbiamo un piccolo problema perché a meno che non sei un transformer, io sono la mia macchina, è difficile. Io avevo. Allora, dici, io ho la mia macchina, io ho la mia macchina qua, o puoi dire io sono nella mia macchina, funziona. Ah, però ricordati anche che puoi usare queste espressioni, aiutatevi delle espressioni. Io posso aiutare? Io sono la mia macchina. Ti posso aiutare? Ti posso aiutare? Aiutare con ti. Aiutare? Ecco. Aiutare? Io sono nella mia macchina. Grazie, ma non importa. Dopo che hai fatto tutto lo show, sono molto stanca. No, ma non ti preoccupare. Importa, ya da lo mismo. Bene, un'altra forma che abbiamo. Un'altra forma cambia è quella che ho usato io adesso. Grazie, ma non ti preoccupare. Grazie, un'altra forma. Non ti preoccupes tu. Quella perché il libro non la mette? Perché questo è un, si chiama, l'imperativo. È un imperativo e l'imperativo del tu, è, come vedete, è un po'... È un po' diverso perché usiamo l'infinito. Ah, grazie, ma non ti preoccupare. E se stiamo parlando di un lei in formalità, tu dici grazie, ma non si preoccupi. Allora, è un pochino più complicato, però la potete intanto imparare più a memoria. Non ti preoccupare tu, non si preoccupi lei. Perfetto. Bene, Marcello, chiedi di nuovo, spiega il tuo problema a Patrizia. Usiamo il problema 4. Non riesco a trovare un appartamento vicino all'università. Hai bisogno di aiuto? Aiuto. Aiuta? Aiuto. O no? Volentieri, la ringrazio tanto. Se stai parlando a Patrizia, ti ringrazio tanto. Ricordate sempre che ovviamente noi impariamo la formalità, ma in Italia non si parla in modo troppo formale, ok? Se io per esempio vado per strada e trovo una persona come Patrizia o come qualunque di voi, e voi siete tutti giovani, allora a tutti voi io chiedo, do del tu direttamente. Persone molto anziane sì che do del lei, e sicuramente dopo che io darò del lei a loro, loro subito mi diranno no, dammi del tu. Sì? Allora, se tu glielo dici a Patrizia, tu dici, ti posso aiutare? O non ti preoccupare, sempre con il tu. Super. E finiamo con Patrizia, tu spiega il tuo problema a Rita. Rita, ho bisogno di fare la spesa, ma non so dove c'è un supermercato, un'altra tenda per comprare il cibo. Un altro negozio, perché la tenda è quella che noi usiamo per andare in campeggio. Oh, ok. Posso essere d'aiuto?
Sicuro, tu conosci questo luogo? Sì, posso fare la spesa con te. Benissimo, brave. Grazie molto. Grazie molte. Super, super, super. Così bene che vi volevo spiegare una cosa e mi sono scordato di che cosa vi volevo dire. E super, veramente. Avete fatto bene l'esercizio, avete anche usato altre cose nuove, allora benissimo, tutto, tutto, tutto perfetto. Ok, allora, per oggi finiamo qua, perché è già l'ora.